Si può scusatemi ma si può prendere parola non perché lo vuoi lo presente consiglio comunale ma non si può prendere parola al consiglio il cittadino non può prendere parola per questo motivo avete fatto i consiglieri di Ricci presenterà l'interrogazione e vi daremo risposta in aula lo so però non posso da regolamento e da statuto dare parola al Consiglio Comunale cittadini, purché mi dispiace, ve lo dico direttamente, ma non mi è possibile darvi parola per poter esprimere quello che è il vostro pensiero qui stamani. Però no, non è un pensiero, sarei delle risposte. Vi daremo qualche sì, sì, no, no. Vi darei la parola al Consiglio per quella che è quello, penso, le vostre richieste che voi un anno e quattro stamani. Mesi che aspettiamo delle risposte che non ci sono. Quindi abbiamo diritto di parlare. Non avete partiti politici e null'altro, però vi ripeto, mi dispiace ma da regolamento istituto non può essere presa la parola, se non potete prendere la parola. Infatti noi innanzitutto disturbo, andiamo via, vi lasciamo. Non è nessun disturbo, io vogliamo un attimino essere anche ascoltati. Prego consigliere di rispondere così avremo il resoconto. Prego. Già una. È una cosa da vergognarsi. Fondamentale. Scusatemi, ma se non è. Allora, vi ripeto. Per privati erano già tutti a casa. C'eravate a ora. Vi ripeto, scusatemi. Vi daremo un attimo risposta. Se mi avete sono costretto a uscire dall'aula. Non ritengo questo, non ritengo opportuno di servizio. Quarto dal Consiglio Comunale aperto del 2 di settembre del 2 febbraio concernente problemi appunto di Banca Etruria. Si chiede che? Come ripresa il fatto. No, cioè, aspetto il Ghinelli che esce da dirci qualcosa. Posti in evidenza gli ordini di governo, considerato che commissioni finanze e tesoro di Camera e Senato hanno già approvato le proposte dei risparmiatori sull'arbitrato, ma il governo non li prende recepite. Pertanto chiediamo una risposta in modo tale che anche i qui presenti risparmiatori abbiano un quadro più completo della situazione. Grazie Presidente, grazie Consigliere per l'interrogazione e grazie a voi per essere presenti qui questa mattina. Il tema Banca Etruria, come sapete, è stato affrontato in quest'Aula alla presenza di cittadini ai quali è stata data la parola per esprimere le loro opinioni, i loro desideri circa la soluzione di un tema che è stato posto ormai un anno e mezzo fa. Sulla base di quanto deliberato in quell'occasione, la delibera era abbastanza complessa e impegnava sindaco e giunta a fare tutta una serie di attività, tra le quali la prima era quella di informare alcuni organi, che vi rileggo rapidamente. A trasmettere con urgenza il Presidente della Repubblica, la Presidenza del Senato, la Presidenza della Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Giunta regionale della Toscana, alla Presidenza del Consiglio regionale, alla Presidenza della Banca d'Italia, alla Presidenza dell'ABI e alla Presidenza della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa La Consort. Questo avveniva in sede consiliare in data il 1 febbraio, non c'ho il numero esatto, mi sembra il 2 febbraio, in seduta aperta. 5 giorni dopo partiva per tutti gli indirizzi qui indicati la lettera del sindaco, che sommariamente diceva, ed è uguale, una lettera circolare, sono l'ultimo presidente, leggo quella al capo dello Stato, sono ad interessarla in merito alla questione relativa agli obbligazionisti subordinati della ex Banca Popolare delle Tre del Lazio e più in generale dell'economia latina, profondamente legata alla banca del territorio. Lo faccio in quanto formalmente investito del mandato che tutto il Consiglio Comunale di Arezzo all'unanimità mi ha dato, approvando lo scorso 2 febbraio in seduta aperta l'atto di indirizzo che mi preme trasmettere al legato alla presente. Mi preme evidenziare come tale documento rappresenti la sintesi di un dibattito cui hanno partecipato le associazioni più rappresentative del territorio, oltre a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale. Ciò a conferma di una unità di intenti rispetto ad un tema che vede
e che rappresenta un passaggio importante, direi quasi fondamentale, e da tutti condiviso per evitare effetti penalizzanti di lungo periodo per l'autonomia del territorio. Ebbene, a questa lettera, e io ho qui le copie da me inviata come protocolli a tutti i soggetti a cui ci eravamo impegnati inviati, purtroppo ho avuto una sola risposta, la risposta dell'APO, dell'Associazione Bancaria Italiana, la quale mi dice sostanzialmente, ve la leggo, egregio Gimbinelli, questa è stata il 16 febbraio, ho ricevuto la sua cortesia, quasi subito l'ho risposto, la sua cortese lettera con la quale trasmetteva al presidente dell'ACI, dottor Patuelli, il documento approvato dal Consiglio Comunale di Arezzo contenente iniziative a sostegno degli obbligazionisti subordinati, delle quattro banche poste in risoluzione e più in generale dell'economia arettina e del legame con la banca del territorio. Desidero precisare che le normative e i provvedimenti riportati nell'atto di indirizzo della stessa non hanno visto il coinvolgimento dell'ACI, che non è stata preventivamente consultata al riguardo. In ogni caso mi preme riferire che approfondiremo le tematiche e le proposte in esso contenute. Questo è tutto quello che le istituzioni italiane hanno inteso rispondere rispetto a un appello di una città di 100.000 abitanti, perché quel giorno in quest'aula c'è stata l'unanimità che ha approvato il documento. E quindi questo... Scusate, non si può intervenire, ve l'ho già ripetuto. Mi dispiace, non è perché non voglio, ma non si può intervenire con Consiglio Comunale. No, ragazzi, dobbiamo prendere atto. Già sta qui a farsi prendere in giro. Tristemente, perché vuol dire che non c'è interesse nei confronti dei diritti dei cittadini di Arezzo, e non parlo soltanto di parlo di tutti i cittadini di Arezzo. Noi avevamo chiesto anche, e ho provato a farlo, un incontro con i vertici di quella che sarà la nuova banca aretina, di UbiBank. Mi è stato risposto che non intendono vedere nessuno fin tanto che la procedura non sarà completamente chiusa e gli atti sottoscritti. Per ora i soldi però è andato. I soldi però gli avete dati. Vi ripeto. Scusatemi, non potrei fare questo. In questo momento non può fare altro se non prendere e andare a trovare direttamente il Presidente del Consiglio, andare a parlare con lui. O meglio ancora il capo dello Stato, chiederò tramite il prefetto un'udienza personale, visto che io ho scritto con questa tre lettere e non ho avuto risposta. So di essere forte in una delibera unanime del Consiglio Comunale, quindi anche la vostra presenza qui oggi mi ricorda questo impegno preso e quindi non potrò fare altro che andare a parlare direttamente con Sergio Mattarella. Sperando che sia Presidente di tutti gli italiani. E sono non soltanto di quelli, io sono proprio cittadino per mettere le pille e poi ce ne andiamo, perché non è che vogliamo. Scusate, ma non potete intervenire, solamente per dire le istituzioni non possiamo aspettare, non vogliamo intervenire, vi ripeto, ancora intervenire con tutti i politici della provincia. Vi ringrazio, penso che quello che si può fare sicuramente il sito l'ha già detto, lo stiamo facendo. Sì, ma non bisogna venire qui perché se ne ricordi, Non bisogna venire qui perché se ne ricordi. Abbiamo bisogno di un rispetto da voi, non dalle istituzioni nazionali. Vi ringrazio a voi specialmente. Grazie. Buona giornata. A questo punto della parola al consigliere di nuovo.